Allora, oggi è una bella giornata, già vedo il sole e basta pioggia, perché ragazzi ha piovuto tipo per 4-5 giorni di seguito, ne avevo le balls piene e già sono più felice. Sto andando ad allenarmi col Pablito, che oggi si riesce ad allenare con me, abbiamo gli stessi orari e quindi stiamo camminando alla volta del recupero della mia smartina. E poi andiamo in palestra. Il bambino è qua davanti a me. Adesso lo raggiungiamo. Ciao. Ciao. Allora, ragazzi, vi vorrei far notare la magliettina tecnica di Pablo, guardate. Ti streccano. Che magliettina hai? Del Maxi Bon. C'è un reperto storico, da dove l'hai tirata fuori? Cioè, Vola, avevo preso una serata. avevi fatto una serata del Maxi Bon? Vabbè, Sì. aspetta che devo cercare le chiavi, o le trovi tu? Qua. Guardate che zainetto ho per andare in palestra, è bellissimo! Ho lo zainetto preso su AliExpress. Bellissimo! E poi ho il completino che mi ero comprata al Decathlon, guardate che bello! È troppo figo! Ops, adesso mi schiaccia, passa uno! Mi piace troppo, ho pagato pochissimo, molto carino. Cerca le chiavi della macchina. Chiavi della macchina, sento rumori di chiavi. Ah! Elicottero. Che pecoraio, che pecoraio! Questa Italia, tutti uguali, tutti ad appassionarci alle stesse cose. Ok, siamo dentro la macchina e fissiamo. Così, c'è un bel caldo dentro, eh! Io amo però quando arriva l'autunno e ci sono ancora queste belle giornate calde. Sono piacevoli. Abbassa, apri. Lui sta morendo. No, ho dimenticato la bottiglia d'acqua. Prendo Me l'ero preparata lì sul tavolo. Secondo me sei tu che mi hai distratto. Visto che la macchina è perfetta. Secondo me continuerà a essere perfetta. basta. Però praticamente cos'è successo? Che un giorno l'ho trovata con la batteria completamente a terra, ho dovuto chiamare il carro attrezzi che mi ha fatto l'accensione col booster, no? E basta, però da quel giorno lì in poi è andato tutto bene, la macchina è a posto, ma per sicurezza la portiamo adesso dall'elettrauto per farle fare un controllino, perché se no non sono tranquilla, anche Pablo non è tranquillo ad andare in giro, la sua principessa adorata. In realtà lui spera di liberarsi del fagotto, vuole rimanere da solo con Bijou. Lui e Bijou. Togliamo Star Bro Magic che è pure morto, vero? Tu secondo me vuoi rimanere da solo con Bijou? Ormai non ti serve altro nella vita, è vero o no? Certo. Tu e la piccola Bijou. La piccola Bijou è una grande gatta morta perché da quando abbiamo rimesso le. Posso andare? Ormai sono fuori, no? Da quando abbiamo rimesso le coperte nel letto, abbiamo messo una coperta e un copriletto perché certe notti, soprattutto in queste notti in cui pioveva, c'era veramente freddo. Dovevi andare a prendere il caffè? Al solito bar o al nostro bar della palestra? E dicevo, da quando abbiamo rimesso le coperte, lei ha deciso che ci vuole di nuovo bene. Cioè, una gatta morta veramente, perché in sostanza lei aveva deciso di amarci, di non amarci più, con l'arrivo del caldo, no? Non ci ha degnato di uno sguardo per tutto giugno e luglio. Agosto, vabbè, non ci siamo stati. Però siamo tornati dalle vacanze, abbiamo messo le coperte, lei ci adora. Perché ha la fissa di non mettersi sui corpi, sulla pelle nuda, quindi se tu hai, che so, il pigiamino, i pantaloncini corti, lei non si mette sulle gambe, lei deve avere la coperta per adagiarsi su di te. E poi sì, non si schioda più adesso, Schizzinosa. è schizzinosa. Praticamente dorme in questa zona del letto,
Cioè Pablo dorme così come siamo in auto, da questa, io da questa, e lei ronza sempre in mezzo da... per tutta la notte, che poi rimane accesa tutta la notte. Trrr. Un bel caffè ci vuole tutto. È sonno. Cosa devi fare in palestra? Allenarmi. Ma va? Come sei spiritoso. No, dai, cosa devi fare? Un dorso. E basta? Cardio, stretching. Io devo fare le gambe, qua dei bicipiti. Tu fai sempre le gambe. Io faccio due volte alla settimana gambe. Spessissimo quando andiamo insieme faccio gambe, effettivamente. Però ieri ho fatto cardio. Vabbè, anche due volte. Non che sei speciale, anche due volte. E allora perché dici che faccio sempre gambe? Eccoci! Abbiamo finito l'allenamento? Direi. Abbiamo finito, siamo andati a portare la macchina, siamo andati a ritirare la macchina, non abbiamo vloggato perché ci siamo dimenticati. E... però insomma abbiamo finito di allenarci, ho fatto le gambe, ragazzi, sono cotta, stramortita. Pablito, che cosa hai fatto? Io ho fatto i dorsali. Secondo me i dorsali li avevi già fatti da poco. Mi sembra di no, comunque visto che c'ero gli ho sparato più di 30 serie di schiena. 30 serie, bravo. Io invece ho fatto squat, 4 serie, poi ho fatto a fondina avanti con due dischi da 10 kg, poi ho fatto la pressa dove ho fatto un bel piramidale ascendente, poi ho fatto la leg extension e poi ho fatto 4 serie di a fondo in camminata con i dischi da 10 kg per mano. E dopodiché sono stramazzata, sono morta, ero veramente stanca, ragazzi. In tutto questo peraltro noi non abbiamo pranzato e sono le 6, perché in sostanza abbiamo fatto la colazione, poi ci siamo mangiati un toast, poi siamo venuti ad allenarci e il tempo è volato così, e quindi adesso si va a casa, che dobbiamo pranzare. Sì, in sostanza credo che farò il riso basmati, riso il mio pranzo preferito, ragazzi. Se vi dico qual è il mio pranzo preferito, questo è vero. Cos'è? Non lo so. Vabbè, mi fido più della ghisa che delle persone. Addirittura? Hai più fiducia nei pesi? Una sete, non abbiamo acqua, vero? Sì, abbiamo acqua, sarà tipo schifosa perché era qua in macchina. Devi andare a lavare la macchina? Andiamo. No, la lavo fine settimana, che secondo me piove. Non so perché, ma sto cielo non mi convince. La lavo così quando viene Vittoria settimana prossima la trovo tutta pulita, le faccio vedere la mia macchinina nuova che ancora lei non l'ha vista. Dirvi che sono contenta dell'arrivo di Vittoria, è poco, sono molto contenta, non vedo l'ora. Stavo dicendo una cosa, il mio pranzo preferito, tu lo sai qual è il mio pranzo preferito attuale? Il tuo è pomodoro. Sì, a parte i pomodori, è vero, mangio quintali di pomodori, ragazze. Ma ti ricordi che te l'ho detto da poco, quel trio di cibi che metto nel piatto insieme e tutte le volte che lo metto dico che mi fa impazzire? Ti ricordi cos'è? Sicuramente ci sono i pomodori. Sì. Bravo. No, ragazzi, è di una banalità, però io vado pazza, c'è proprio l'acquolina in bocca, che nemmeno la pasta al forno, queste robe qua. Cioè il mio piatto preferitissimo è il riso basmati bollito con un filo d'olio, pomodori in insalata e petto di pollo alla piastra. Li metto tutti insieme nel piatto, cioè divido il piatto in tre, metto un po' di pomodori, un po' di riso e un po' di petto di pollo e vado matta, mangio un po' e un po' e un po', un po' e un po' e un po', cioè vado pazza per ste robe. Tu cos'è il tuo piatto preferito? Le uova, credo. È vero, Pablo adora le uova. Pane frattau. È vero. Sai che il pane frattau te lo voglio fare, perché anche in Sardegna volevi andare a mangiarlo e poi non siamo andati perché era la sera in cui eravamo a Porto Torres e io ero morta di stanchezza. Alla fine siamo andati dietro casa, lì dove avevamo il bed and breakfast, ma non ci è piaciuto tanto, era quel posto che si chiamava Babai. Tu che cosa? No, a te sì, avevi preso la costata di manzo con le patate, era molto buona. Però io invece avevo preso delle robe di mare e...
Boh, erano robe un po' particolari, non tipicamente sarde, non mi erano piaciute tanto. Quindi, boh, no. Io devo fare anche la manicure, però guardate quanto è durato. Lo vedete che ancora, cioè, si è un po' rovinato nei bordi, però mi è durato tantissimo e questo ce l'ho su dal 5. Oggi che giorno è? 12? Cioè, 12. io ho su questo smalto dal 5. Guardate qua. Non so, quanti stagioni sono? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 giorni, è tantissimo. Stasera cambio e metterò uno smalto color aragosta. C'è questo color aragosta che mi frulla nella testa. Tu che colore lo metterai lo smalto, amore? Mio viola. Viola? Stasera ti faccio le unghie, allora ti metto lo smalto viola. E a bijou? Non mettiamo lo smalto a bijou lì, no? Unghiette belle lunghe. Secondo me Bigiulina sarà di nuovo al centro del letto. Adesso ha preso l'abitudine di non stare più nel suo cuscino, ma di stare al centro del letto nella nostra zona, dove mettiamo. Ma tu sempre culi di donne stai guardando. Bodybuilder, Sarà pure una bodybuilder, però però hanno il culo le hanno il bodybuilder. culo le bodybuilder. Guardala, chi è questa qui? Nicole Taylor. Nicole Taylor. Niente, Pablo proprio, cioè ogni volta che mi gira c'è un sedere, però tecnico, giusto amore? È una questione tecnica. Che tanto poi adesso sei per diventare papà. Come va? Sei felice di questa cosa? Dolore. Salutala! E come si chiama sta qua? Salutala! Non lo so, mi pare Sayuri, però ha detto che è un nome finto, ma tanto tu sai chi è, Ciao, salutala! Sayuri. Bene, benissimo. Ha detto che mi devo levare l'anello. Che da poco mia madre mi ha detto: levati pure quell'anello, che tanto fra poco, vedi, me lo sono già levato. Amore, ho levato l'anello. E sarà un segno del destino? Sì. No, dai, facciamo l'angelo dire. Dammi un bacino. Mamma mia. E ride. Che te ridi? Nel boxer. Che te ridi? Se la ride lui, se la ride. Tu sei contento che arrivi Vittoria? Guarda, sprizza gioia da tutti i pari, glielo dirò a Vittoria. Guarda, guarda che faccia. Eh? Tanto il gatto rimane Molti mi hanno chiesto, ma quando guardi i video di Vittoria, lei la riconosce? qua. Il Ma gatto che? non l'ha riconosciuta neanche di persona. Vittoria è arrivata a casa, mi giù, e lei, la gatta così. Ma le gatte sono gatte, ragazzi, cioè quelle sono avare di sentimenti, cioè non è che si può dare affetto così a caso, va ben dosato, anche a noi ci dà una giusta dose di affetto e morsi, cioè quando le gira la trebisonda, tipo lei vuole stare sulle gambe. Quando io e Pablo vogliamo spostarla dalle nostre gambe perché magari ce le abbiamo anchilosate e ci vogliamo muovere, lei di solito ci mozzica, no amore? Non è che l'affetto si può dare così, cioè che è sta cosa? Troppo affetto non va bene, giusto? Giusto? Lei quando dice guardiamo un film e lei 5 minuti dopo, tu questo, cioè sarei io questa qua, guardate, lo vedete? Ecco, il cane morto di sonno, Pablo. Pablo, guardiamo una puntata di Narcos. Sì, dopo 3 secondi. È vero o no? Ah, è vero No, invece. tu Io! lo dici anche questo. Mai, mi hai mai visto dormire dopo che abbiamo iniziato a vedere un film? Magari. Dimmi, mi hai visto o no? Mandami ancora una No, tu catena. menti sapendo di mentire. Menti sapendo di mentire. Porta via sto foglio che è il foglio del. Lo buttiamo via. Foglio dell'intervento del carro attrezzi. Fatto l'operazione? Chi? Carro attrezzi. Sì, l'intervento. Ma che humor inglese terribile hai? Altri culi? Buon pomeriggio. Comunque ragazzi, l'altro giorno ho scoperto che Pablo si è scaricato un film da vedere ed era 50 sfumature di grigio.
Io non ho parole. Cioè, ma che pochezza ti vedi? Cioè, terribile, quel film. Ma poi è una roba da donnette. Amore, sono incastrata nel traffico. Anch'io, sono in macchina con te. Sì, però mi potresti aiutare. Che dici? Non ce la farai. Cosa devo fare io qua? Fermami il traffico, amore, grazie. Amore, devi agitarti e non lo so, bloccare tutto perché devo passare io, non ho capito. Ma cosa hai da dire in tua discolpa relativamente a 50 sfumature di grigio? Un filmetti così che però ha visto tutto il mondo, quindi... Ah, non vuoi mancare tu, amore, guarda che no, ti distinguevi, eh. Tutto l'ho scaricato e mica vado dal cinema a spendere i soldi. Sì, ma... Ti potevi distinguere, invece hai perso un'occasione. Ma io mi distingo con quelli della Marvel. Ma figurati, io quella cosa lì non la guardo. Voglio guardare invece stasera, se non vai a lavoro, quello lì che stavi dicendo tu. Quello della civiltà, cos'era? La civiltà perduta. Cos'è? Boh, vediamo. Quello lì che tu volevi vedere l'altra volta. Ma l'abbiamo scaricato. Che, allora, tu vediamo. Che tu hai detto, non guardiamo ma Narcos, guardiamo quel film lì. Non mi ricordo, guardiamo, ci ho detto che era l'ho detto io, cinema. Allora è bello. Ah beh, certo, ovvio, ha parlato, così parlò Zarathustra proprio. Oddio, oddio. Ah, Ale l'altro giorno ha fatto, Ale di trucchi.tv, stavano facendo il vlog e ha detto: ditemi quali sono i vostri tre film preferiti. Beh, 300. No, ma cioè, ma nemmeno, ma tu sei pazzo. Vabbè, uno dei miei preferiti lo sai però, sicuro, non puoi non saperlo, che l'ho visto un sacco di volte, mi piace tantissimo. Cos'è? Tu quelli di Alvaro Vitali guardi? Dai, dai che lo sai, se ne indovini uno, anzi, devi indovinarne uno. Quelli di no. Mafia. Bravo, quale esattamente? I titoli non li ricordo. Dai! Quello che proprio mi piace tantissimo, che dico sempre che è un filmone della Madonna. Quei bravi ragazzi. Bravo. E poi là. Vuoi mettere con 300? Dai Paolo, non diciamo stronzate. Quei bravi ragazzi. E poi l'altro? C'è? C'è? C'era? Una volta in America. Bravo. Questi sono sicuramente due dei miei film preferiti in assoluto. Ma sono bellissimi, cioè bellissimi, 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 per non parlare di Scarface. Però vuoi mettere lì in 300, hanno ammazzato chiunque. Allora ragazze, vieni qua, dovete convincerlo, lasciatemi i commenti sotto, voglio fare il boyfriend tag. All girlfriend tag, non lo so, quello dove io faccio le domande e lui deve rispondere a cose che riguardano me per vedere se mi conosce bene e se si ricorda le cose della nostra storia. Fammi portare via uno sportello, eh. Via lo sportello. Lo fai il Ti video? Serve lo sportello? Lo fai o non lo fai? Vedremo. Dai! Andiamo, dai. No, allora lo voglio fare adesso. Dai che ho fame. Dai, lo voglio fare adesso che arriva Vittoria. Facciamo fare le domande a Vittoria con voce fuori campo e tu devi rispondere. Vediamo, non lo so. Non prometto niente. Dai! Se mi vuoi bene, anzi, se vuoi bene alle sei dorine lo devi fare. Se loro vogliono bene a me, vedremo tutti assieme. Ti vogliono bene. Allora vedremo. No, ragazzi, vogliateli ma bene. Ma lì c'è la bottiglia, fammi bene. È finita. Portala a casa, che questa qui è carina. Mi serve per metterci l'acquetta, la tisanina. Ragazzi, vogliateli bene, vi prego. Ci vediamo, non so se finisce qua il vlog, ma non penso, perché poi ci attaccherò qualcos'altro. Buongiorno, allora, oggi è 13 settembre e ieri ho preso la fissa delle trecce dopo che le ho portate anche durante l'allenamento, mi sono lavate i capelli e di notte le ho rifatte e questo è il risultato il mattino dopo, mi sembra carino, ho cercato di mettere un po' di shampoo secco però sulla sommità del capo perché tirando le trecce per fare le trecce appunto era venuto un po' troppo piatto nella sommità del capo, quindi anche se mi scocciava perché avevo appena lavato i capelli ci ho messo lo shampoo secco, ma in effetti stasera devo fare la tinta, quindi in ogni caso il capello non sarebbe durato più di tanto purtroppo. Ieri non vi ho salutato perché mi sembrava corto il vlog, allora ho detto beh, sai che c'è, domani attacco un pezzetto così saluto le ragazze che non le ho salutate e poi vi porto a vedere le novità di Rimmel perché è lì che sto andando a vedere le novità Rimmel.
c'è una musica sotto, così ve le faccio vedere, insomma. Eccomi, allora ragazze, prima ho riguardato il pezzo che ho registrato, perché volevo vedere se avevo ancora spazio in memoria, e ho riguardato il pezzetto registrato, ma io ho detto Rimmel, ma non era Rimmel, era la Max Factor. Infatti, ecco qua, ho un sacchettino, poi magari vi faccio vedere che cosa c'è dentro, appena mi posso fermare, vi faccio anche vedere che cosa c'è dentro. Adesso dovrei tornare al volo a casa per farmi la tinta, ma anche voi a volte non avete voglia, perché io ultimamente tutte le volte che devo fare la tinta rimando, perché è una rottura star lì a farsi la tinta effettivamente, però si deve fare, cioè i capelli bianchi. Peraltro ragazze, è online il video su come faccio tinta, bagno di luce, schiariture e tutte queste belle cose, quindi se vi va andate a vedere il video relativo, così insomma, perché molti di voi me l'hanno chiesto, come lo fai, come ti vengono fuori le schiariture, tutte queste belle cose, per cui ho messo ieri il video online, vi spiego tutto. Allora, eccomi tornata a casa, ragazze, sono distrutta, mi sono cambiata, ho tipo la magliettina della palestra nel quale lavoravo, e c'è un casino perché ci sono i ragazzi che tagliano il prato, vabbè. Comunque, ci hanno dato queste cosine, Max Factor, molto carina la pochettina, porta pennelli no, perché i pennelli sono proprio di quelli così un po' anni 80, insomma la qualità lascia il tempo che trova, però è molto molto carina la pochette, quindi la riutilizzerò, vedete, ha uno specchietto. E ci sono tutti i pennelli, cioè non si può fare il video così. Allora ragazze, cerco di farvi vedere le cose al volo e poi vi saluto, perché qua è un delirio, un rumore assurdo del decespugliatore. Vabbè, ci hanno dato, come vi dicevo, la pochette con i pennelli, poi il Lash Crown, che è praticamente l'ultimo mascara, che vedete, scusate anche per i miei capelli raccolti, ma sono in modalità pre-tinta, sto andando a fare la tinta. Vedete che scovolino strano che ha? Molto particolare, questo l'ho già utilizzato lì durante la giornata e quindi lo tengo fuori e lo continuerò. Altra cosa sono gli Honey Lacquer, questi due. Io ho due colorazioni, una è il Blooming Berry e l'altra è Honey Nude. Li ho provati, sono simili a dei gloss nella consistenza, ma più burrosi, più somigliano più a un balsamo labbra molto molto confortevole, e hanno però una buona copertura. Ho provato questo, se non sbaglio, anzi no, io ho provato proprio il burgundy. Questi due colori comunque sono quelli che avevo nella mia scatolina. Poi c'è la nuova palette, eccola qua, ma ve la faccio vedere aperta, vediamo, eccola qua, è la Masterpiece Nude Palette nella colorazione però Orchid Nudes. Guardate che bei colorini, quindi ci sono dei nude ma ci sono anche questi tre colori e questo con cui fare degli smoky. Poi ancora il fondotinta, questa era la cosa che mi ispira di più provare, Healthy Skin Harmony Miracle Foundation nella colorazione beige 55, eccolo qua, quindi questo lo vado a provare immediatamente, perché adesso dovrò riniziare pian piano a provare a indossare il fondotinta, quindi lo metterò su. E poi due palettine da 4, una è la Smoky High Matte Drama Kit nella colorazione Rich Roses ed è matte, sì, sono tutti matte assolutamente, mentre questa, anche questa è matte, no, questo è il kit per le sopracciglia, eccolo qua, evidentemente c'è anche un colore per l'arcata sopraccigliare, poi tre colori. Vediamo se riesco a aprirlo subito, eccolo qua, la colorazione credo che sia unica perché non vedo numeri. Eccolo, questo qua, io
sarei tentata di usare, con questo magari all'inizio e questo più verso la coda, questo per l'arcata, mentre questo è appunto uno smoky per fare lo smoky, quindi sono degli ombretti, avevo detto bene, però questi hanno la colorazione, infatti quello che ho io è il Rich Roses. Vediamo di aprirlo così ve lo faccio vedere. Sono tutti matte, mi piace molto perché se dovete portarvi dietro, vedete, un kit pratico piccolino per fare un trucco, questo è veramente super mini 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 mini. Basta. Poi, ah no, c'è anche una matita. La matita è la Brow Shaper, quindi anche questa per le sopracciglia nella colorazione Deep Brown, con il suo pennellino per pettinarle o comunque sfumare, ed è un'automatica con una mina veramente molto molto sottile. Quindi ci sono due cosine per le sopracciglia, un kit di ombretti da 4, una palette, un fondo e due prodotti labbra più il mascara. Bene, questo era quanto ragazze, io vi saluto, adesso devo pranzare e poi mi devo fare la tinta. Sugli occhi ho appunto, non questa, una di queste palettine, ma non questa, quella che mi è stata data lì per provare a truccarmi durante la make-up session. E basta, se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like, non dimenticatevi di scrivere nei commenti che Pablo deve fare il boyfriend tag o il girlfriend tag, quello dove lui azzecca le cose che mi riguardano della coppia, quello lì. Quindi io vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video. Ciao e iscrivetevi al canale, ovviamente. Non l'ho detto, una brava YouTuber deve sempre dirlo. Ciao.